tutti, oggi vi faccio vedere un po' di acquisti che ho fatto ultimamente. Andiamo, allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo l'ho comprato su Amazon, è l'olio di Neem, non so qual è la pronuncia, è scritto Neem, e questo in realtà è un prodotto già utilizzato perché purtroppo mi è venuta un'infestazione di moscerini, che credo si chiamino sciaridi, in una pianta in particolare. Ce l'hanno anche l'altra, ma quella pianta lì sta tirando le cuoia. Quindi ho cercato di informarmi per vedere come fare a allontanare questi benedettissimi moscerini, e era consigliato questo olio. Se siete interessati poi vi faccio sapere se ha funzionato. Credo che costasse intorno ai 9 euro su Amazon. Andiamo avanti, ha un negozio di casalinghi per la casa e credo di averlo fatto intravedere in un altro video, però non so neanche se è già uscito o deve uscire. Ho comprato un utilissimo termometro per il cibo. Quando l'ho visto ho pensato che fosse una cosa di cui avevo assolutamente bisogno, poi quando sono arrivata a casa ho pensato quei 3 secondi in più, quando mai avevo avuto bisogno di un termometro per la carne nella mia vita, e la risposta è mai. Per fortuna costava solamente tipo 2,50 euro o 3 euro. Ho comprato anche un affila coltelli fatto così, ho comprato dei coltelli nuovi che sono stati uno dei migliori acquisti che potevo fare, e quindi quando ho visto questo mi ha ispirato. Speriamo che sia efficace, perché anche questo è stato comprato a pochi soldi sempre nello stesso negozio. Poi una cosa che non ho comprato ma che è un regalo di compleanno era contenuta in questa scatolina qua. Questo è della marca Thun e semplicemente è un soprammobile. Me l'ha regalato il mio fidanzato, non è il regalo principale del mio compleanno, e si tratta di un soprammobile fatto a coniglietto con un quadrifoglio. Non so se esista l'animale di coppia o qualcosa del genere, però noi abbiamo una lunga storia legata al fatto dei conigli. L'animale coniglio è stato ricorsivo nella nostra conoscenza, ha dei significati quindi affettuosi per noi, e quindi mi ha regalato un coniglietto porta fortuna perché ha il quadrifoglio, è molto carino e lo metteremo insieme a altri coniglietti che sono già in mio possesso. Andiamo con Tiger. Sono stata da Tiger un po' di tempo fa, mi ero ripromessa di non andarci per un bel po'. Tutte le volte che vado io non riesco a resistere e esco con una busta di cose, infatti è successo anche stavolta, però la colpa è del mio fidanzato perché è lui che ci è voluto andare, poi lui ha comprato una cosa, io ho comprato una busta di cose e lì diventa colpa mia. Comunque vi faccio vedere che cosa ho preso. Questo praticamente da tenere sotto al vaso in idrocultura, avevo comprato 2 tappetini da sempre il negozio di casalinghi, questo qua, ma sono tutte e 2 troppo corti per coprire tutto il tavolo a mo' di runner, quindi credo che toglierò questi 2 tappetini che ho preso e ne metterò uno unico lungo. Sono certa che questo è lungo perché l'avevo già comprato in passato e è appoggiato sul tavolino che uso davanti al divano, così che tenga più pulito insomma il tavolo. L'altro tappetino antiscivolo costava 2 euro. Poi ho comprato questo che mi sembrava molto interessante perché è una carta forno riutilizzabile. Noi utilizziamo quasi sempre in forno la carta forno per tentare di proteggere la teglia, che devo dire dopo 2 anni e mezzo di utilizzo forse andrebbe ricomprata, e usiamo tantissima di questa carta forno che poi diventa anche non riciclabile perché unta o bruciacchiata, e quindi ho pensato che questo potesse essere interessante sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ecologico. Quindi non so come funziona esattamente, ma dovrebbe essere semplicemente una carta forno che poi andate a lavare e a riutilizzare. Costava 3 euro. Poi ho comprato 2 biglietti regalo, uno con scritto semplicemente happy birthday con la scimmietta, e poi ne avevo preso una fatta così che è un cervello e dice using science and math
I calculated today is your birthday. Due biglietti li pagavate 1,50 euro l'uno. Inception. Ho riguardato il video perché avevo intuito che fosse partito un pezzetto e vi dico che mi sono dimenticata di farvi vedere questo. Cioè, non è che mi sono dimenticata, manca il pezzo in cui vi facevo vedere questo. Si era fermata la macchina fotografica. Ho comprato questo porta sapone che c'era sia in verde che in rosa per tenerlo sul lavandino di cucina e tenerci il sapone per i piatti, perché mi sembra molto più carino, molto più elegante rispetto al portasapone, la bottiglia comprata al supermercato e, se utilizzato con delle ricariche, anche forse più ecologico. E scusate la confusione, ma ho messo qui il porta sapone. Qui, mission complete, sono riuscita a incastrare questo, che era un pochino stretto per quel tubo lì, ci sta perfettamente. E poi ho attaccato quest'altro cestino, più piccolino, qui, ora l'ho riempito le testine del Silkepil e il Silkepil mi piace, è utile. E poi abbiamo degli utilissimi evidenziatori fatti a scimmietta, che proprio mi mancavano, e soprattutto di queste dimensioni dureranno tantissimo, mi immagino. E poi la cosa su cui ho un grosso problema: scotch colorati decorativi. Voi non potete avere idea di quanti ne abbia. E infine abbiamo dei calzini maturi, ovvero dei calzini da bambino fatti a coniglietto. Sempre per la storia dei coniglietti, e sono 33-35, ma io ho il 35, quindi mi dovrebbero stare. Guardate come sono carini! C'erano in tre o quattro colorazioni. Poi ho preso questo. L'ho preso più che altro perché mi serviva un USB-C, perché il mio si sta distruggendo. Però questo ovviamente non è un USB-C normale, ma ha i superpoteri. Ora ve lo faccio vedere in azione. Ormai ci sono, mi sono scordata di farvi vedere anche una cosa che ho comprato al mio fidanzato, che sono queste bustine qua. Sono delle bustine con zip che hanno però il difetto di essere cucite con un pezzo unico di stoffa, per cui da un lato sono al contrario e da un lato sono corrette. Ce n'è una con le balenine, una con i ricci, una con gli orsi, una con questa fantasia un po' natalizia qua, e una con gli alberini. Si vede il mio fidanzato, anche se siamo a settembre, aveva un mood natalizio. Dopo aver comprato tutto questo ambaradan, Tiger ha deciso che poteva avere in omaggio una busta sorpresa. Allora, questo non è parte della busta sorpresa, ma è l'unica cosa che ha comprato il mio fidanzato, ovvero delle bottigline, dei contenitori spray. Così, ce n'erano tre, come vedete qui ce ne sono rimasti due. L'ha comprati perché ci mette dentro l'alcol e poi spruzza qualsiasi cosa nella nostra casa e anche fuori. Vi faccio vedere cosa c'era nella busta sorpresa. C'erano degli utilissimi stelle filanti. C'era un utilissimo, utilissimo giochino così, che praticamente loro te lo vendono come IQ puzzle, cioè come un giochino di intelligenza. Quindi praticamente te devi riuscire a mettere dritto questo aggeggino qui e metterci dentro i vari tondini. Anche questo utilissimo. C'è dei piattini di carta che sono fatti con questa utilissima forma arcobaleno, sono 6, e veramente anche su questi in realtà non so tanto bene che farci, però boh, nel senso, forse magari se in ufficio facciamo qualcosa potrei portare questo per mangiare il dolce, ogni tanto qualcuno fa il compleanno in ufficio, boh. Poi c'è queste, che sono delle scatoline regalo,
Queste, devo dire, secondo me possono essere effettivamente utilizzate. Sono un po' piccole, quindi magari se uno regala un gioiellino, qualcosa così, però prima o poi ce la farò a utilizzarle. Poi ho un'utilissima scritta da dolce, con scritto Sweet Love, degli utilissimi coltelli usa e getta in materiale biodegradabile, almeno quello, e poi degli utilissimi, utilissimi, ma questo devo dire che li utilizzerò davvero, adesivi da computer. E finita la busta sorpresa, e dentro aveva un sacco di roba, però scarsamente utile. Andiamo avanti. Trovo l'ennesimo vestito perché io ho un problema. Io do via delle cose, là non so se lo vedete, ma c'è un mega pacco di vestiti da dare in regalo, ne compro più di quante ne dia via, però purtroppo Issho è una marca che mi piace tantissimo, quindi alla fine ho visto che era andato in saldo un completo sia la parte sopra che la parte sotto e niente, l'ho preso. Quindi ho preso questa, la parte sopra, questo top tutto colorato così, e sotto c'ha un pantalone dalla stessa fantasia, quindi sempre con l'elastico, pantalone ampio con questo disegno a floreale. Mi piace tantissimo i colori e mi piace moltissimo più che altro la combinazione dei due, che messo uno sopra l'altro sembra quasi un vestito, una tuta intera, ma invece è separato. Mi è piaciuto così tanto, ma così tanto, che ne ho comprati due! E questo l'ho comprato con l'idea di darlo in regalo a mia mamma. Ultima cosa, ormai che ero a fare acquisti folli da Wish, ho comprato anche un'altra cosa da Wish, che è assolutamente in stagione anche questa, la utilizzerò così proprio domani, ovvero un altro costume. Ormai che ero a raffaccosse da Wish, questo era in saldo. L'ho infilato nel carrello, anche se io il mare non lo vedrò fino a agosto dell'anno prossimo, quindi boh. La parte sopra fatta a canottiera, diciamo, fatta così, spallini neri, davanti così, dietro abbastanza fine, con la chiusura così. E la cosa che mi piace è questa fantasia di colori. Ha delle coppette dentro, ma non imbottite, solo foderate. E questa combinazione di colori la trovo bellissima, e trovo bellissimo anche il fatto che, non so se lo vedete, ma ha un filo argentato che dà luce a tutto il costume. La parte di sopra e la parte di sotto sono due M. La parte di sotto è una mutandina abbastanza semplice, così, così. Non è né tanto stretta né tanto larga né tanto bassa né tanto alta, abbastanza media, con la parte dal lato sempre con questo elastico nero. Le cose che ho comprato sono finite, però prima di salutarvi vi faccio vedere che è appena arrivato il pacchetto che stavo aspettando da tutto il giorno, l'anti-sciaridi. Vediamo come sono fatti, ve li faccio vedere, vi faccio un unboxing in diretta. Nel pacchetto troviamo queste cose qua, che sarà veramente bellissimo da vedere appiccicate in giro per la casa, più che altro speriamo che funzionino. Sì, sono dei cartellini adesivi con tanto di buchino per appenderli e credo li metterò là alla finestra dove tengo le piante. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!